Luca Leone resterà a Pescara, sarà il direttore sportivo del Pescara anche nella prossima stagione? Ma questo non lo so, se fosse per me io starei qua per tutta la vita. È una, per quello che mi riguarda e per quello che è il mio sogno e che vorrei fare in futuro e costruire sempre di più un grande Pescara e migliorare la squadra per cercare che questa società possa avere in futuro delle basi solide e magari tornare in Serie A un giorno e poterci rimanere a lungo tempo. Oggi è terminata quest'annata che non è piaciuta a nessuno, no? Quindi dobbiamo innanzitutto capire cosa è andato e cosa non è andato per cercare di migliorarlo l'anno prossimo. E poi vedremo quante partenze ci saranno e quanti arrivi ci saranno. Adesso penso che sia un po' difficile dirlo oggi. Brugman e Pettinari sono però i giocatori che probabilmente, anzi sicuramente, hanno più mercato in questo momento per quanto riguarda giocatori del Pescara. Ma tutti i giocatori bravi hanno mercato, però sono anche due giocatori su cui si potrebbe anche... come dire, porre le basi per un futuro, no? Quindi io li terrei, poi è normale che il mercato è sempre imprevedibile, però io penso che Brugman è il nostro capitano, io vorrei che magari lui diventasse una bandiera del Pescara, no? Io, il presidente mi dice sempre che io sono un romantico, però quando ci sono dei giocatori bravi bisogna tenerli sempre più a lungo possibile per cercare di costruire quello che ti dicevo prima. Quanto riguarda eventuali riscatti, in questo momento forse è più facile avere Macin che Balzania? Ma Balzania è impossibile, perché non penso che sia impossibile. Macin potrebbe essere più percorribile, più semplice di Balzania, oltre al fatto che poi ci vuole anche la volontà del giocatore di voler rimanere a Pescara. Di Gaudio, Melchiorri sono i nomi nuovi, invece per quanto riguarda la prossima stagione si parla anche di un possibile ritorno di Romagnoli. Sono vie, sono strade percorribili queste? Ma oggi in questo momento la priorità penso che siano i ragazzi che sono in rosa quest'anno, dove le valutazioni vanno fatte prima per quelli che abbiamo in rosa, per cercare di capire chi possiamo tenere. Poi chi dovrà arrivare, questo lo vedremo più avanti. Luca, quando arriverà la firma per il rinnovo del contratto di Pillon? Ma non lo so, questo adesso è un dettaglio tecnico che il presidente deciderà lui, e si è preso qualche giorno, ma come penso non ci dovrebbero essere problemi da quello che...